Ciao ragazzi, questa sera la lettura è speciale. Prego. Cosa pensiamo mentre fumiamo? Ti incastro fra le dita, a poca distanza dalle unghie pastello. Ti tengo ben salda perché non vorrei mai volassi via e cadessi in terra. Ti porto alla bocca con la voglia dell'astinenza. Ti macchio col rossetto. Ti accendo. La prima boccata assomiglia al vento. È leggera, è piccola. Inesperta. Ti allontano e ti tengo in alto, lontano, in equilibrio fra cielo e terra. Ti agito, ti avvicino. La seconda boccata sa di esperienza, di sapore che non è nuovo, ma sa ancora di novità. Ogni boccata associa un pensiero. Terza boccata. E vorrei agitarti ancora. Ho paura che mi sporchi il vestito. Lo laverò. Ti tengo qui. Quarta boccata e ti respiro a polmoni aperti, strabordanti di affanno, di nicotina, di buon gusto. La quinta boccata e riesco a parlare col fumo che esce lentamente a spirale. Affermo che un buon fumatore sa dire, un buon fumatore è quello che completa un pensiero e lo dice senza che il fumo esca dalla bocca. E sono una fumatrice esperta. Trattengo di tutto, i sogni, la pipì, l'amore, figuriamoci il fumo. La sesta boccata sa di abbandono, la settima di rabbia. L'ottava di perdono. La sigaretta comincia a scottare. Non posso certo agitarla troppo. Il filtro ha fatto bene il suo lavoro con i miei pensieri. È nero. Alla nona penso che ne fumerò un'altra, senza pensare. Alla decima ho scordato tutto e schiaccio il tutto con un piede. Ah, io me lo bacio. Ecco. Beccato il bacino. Alla Ciao. grande. Ciao.